Palaitis stracolmo di pubblico per la stracittadina tra Volley Arezzo e Ius nel campionato di Serie C maschile. Due squadre che con opposte motivazioni cercavano con estrema decisione la vittoria. Particolarmente decisiva la sfida era per la Ius, che aveva ancora una piccola speranza di partecipare agli spareggi finali per la promozione. Una partita che è stata anche un derby nel derby, visto che i giocatori fino a un anno fa militavano nella stessa società, poi divisi dalle nuove strategie. La freschezza giovanile del Volley Arezzo, composta prevalentemente da Under 23, alla fine ha avuto la meglio. Dopo un primo set vinto dalla Ius è arrivata infatti la rimonta fino al 3-1 finale. Sembrava che quelli esperti erano loro e Polli noi, che sul 24-20 si è buttato via il set, che era secondo me decisivo, però giusto, hanno giocato meglio, hanno vinto, quindi bravi loro. Si sa che i derby sono così, sono sempre una lotteria, quindi bravi a questi giovani ragazzi e noi pazienza. Quindi era l'ultima carta per provare ad andare ai playoff, credo che con stasera abbiamo buttato via l'ultima occasione, pazienza. Sconfitta doppiamente cocente per aver perso il derby stracittadino, ma per aver perso l'aggancio praticamente ai playoff, che a questo punto è... Non si sa perché dipende che fa, se sale comunque stasera vince non cambiava niente, se sale stasera perde sì, abbiamo buttato via l'occasione, ma si va al mare, siamo più felici, via, che sta una certa età, insomma. Daniele, con due squadre in questa maniera, un vicepresidente come Daniele Mattioli, è un peccato avere due Serie C e potremmo avere tranquillamente una B a più alti livelli. Sì, cioè, speriamo insomma nel futuro di riuscirci. Molti traguardi e qualche sogno, Jacopo? Diciamo che proviamo sempre a dare il meglio e appunto poi prendiamo i risultati che vengono. E attualmente la vittoria contro, diciamo così, i nemici, gli amici di ieri, ti sei cavato un sassolino dalla scarpa contro gli amici di squadra? Sì, diciamo che queste due partite contro la Ius sono state appunto, diciamo che abbiamo dato il cuore alla prima, all'andata abbiamo perso 3-2 là. E ora diciamo che ci siamo rifatti.